Visto che vi ho parlato moltissime volte nei miei video delle famose pietre della Georgia, questo monumento, celeberrimo che si trova appunto negli Stati Uniti, Georgia, ho deciso oggi di fare un breve video con delle slide per potervelo meglio presentare e farvelo conoscere meglio, farvi conoscere soprattutto, che è la cosa più importante, il messaggio che è inciso su queste pietre. E dopo vi farete la vostra idea se continuare a chiamarci complottisti quando sosteniamo che c'è in atto un piano di depopolamento, come appunto è dichiarato in questo monumento. Dunque, è questo un monumento abbastanza misterioso. Misterioso perché? Perché non si sa bene chi lo abbia commissionato. O meglio, eh, si sa però non conosciamo la vera identità di quest'uomo. Intanto cominciamo a dire dove è ubicato questo monumento, che vedete è veramente imponente. Si trova ad Elberton, un centro che è molto importante per l'estrazione del granito in Georgia, uno dei, dei posti mh, diciamo, più importanti per l'estrazione di questa pietra, di questo materiale. E questo monumento è stato eretto su una collinetta ad Everton una collinetta abbastanza isolata e lontano dalla città. Non si conosce, come vi dicevo, la reale identità del committente. Si sa che è stato iniziato nel 1979 e che si presentò quest'uomo che dava uno pseudonimo, si faceva chiamare Robert C. Christian. Il monumento fu eseguito dalla compagnia del granito di Elberton che era, aveva a capo in quel momento John Fendley, il quale quando ricevette questo compito, questa commissione, all'inizio non credeva alla verità di tutto questo perché gli sembrava che questo monumento fosse veramente colossale, estremamente costoso. Deve essere costato in effetti molti milioni di dollari e non si sa chi ha messo questi soldi per far costruire le pietre della Georgia. Intanto cominciamo a vedere eh, come era stata richiesta la costruzione di questo monumento da parte di questo Robert Christian, che sicuramente è uno pseudonimo. Questa persona eh, comunicò a Fendley, che doveva appunto occuparsi della direzione di questi lavori, e il monumento doveva essere una bussola, un calendario e un orologio, proprio come un moderno Stonehenge. Questo monumento è formato da quattro lastre che sono alte 5,87 m, quasi 6 metri e sono praticamente a forma di croce queste quattro lastre, poi hanno un pilastro interno e una lastra posta quasi a mo' di tetto in cima e posta orizzontalmente. La particolarità di questo monumento è che un foro è posto nel pilastro centrale e consente di individuare esattamente la stella polare, mentre una fessura inquadra perfettamente il sole nascente durante i solstizi e gli equinozi. Poi c'è un altro foro che è stato ricavato nella pietra orizzontale del tetto che a mezzogiorno preciso fa entrare un raggio di sole quando c'è il sole e si riflette sul pilastro centrale dove c'è inciso un calendario e lì indica il giorno. Infatti ecco qui vi mostro eh, nella foto numero 1 il foro da cui è possibile individuare la stella polare che è appunto nella, parte, nella pietra che è posta come tetto. E qui, nella foto numero 2, la fessura da cui si può individuare il Sole nei giorni degli equinozi e dei solstizi. Quindi è stato pensato veramente in maniera eh, precisissima. E infatti, per costruire questo monumento è stata richiesta la competenza di molte persone. È servito un astronomo per poterlo orientare correttamente e quindi riuscire a mostrare esattamente ogni giorno il sole che va a colpire la data del calendario, sono serviti gli ingegneri che lo hanno progettato, i linguisti, e poi capirete il perché, e i costruttori, gli operai che l'hanno dovuto innalzare. Il costo dell'opera fu estremamente alto, mm, oggi come oggi pensiamo che di sicuro è costato veramente molti milioni di dollari perché è un monumento imponente pensato per resistere a qualunque tipo di catastrofe possa abbattersi sulla Terra. Addirittura si dice che sia stato pensato in modo tale da resistere anche all'impatto di un asteroide. Ma ah, questo penso che comunque sia più una leggenda che altro. Comunque ve la riporto. Vicino a questo monumento, e questa è una cosa che non tanti sanno, c'è un'altra pietra più piccola dove sono incise le spiegazioni per l'uso astronomico. E gli autori furono lo stesso Robert C. puntato Christian, gli sponsor che si pensa siano stati un piccolo gruppo di americani che eh, propugnavano l'arrivo dell'era della ragione. E si pensa che sotto questa piccola pietra, che è accanto al monumento più grande, sia stata posta una capsula del tempo. Però non hanno lasciato detto quando aprire questa capsula del tempo. Sapete cosa sono? Sono praticamente dei, diciamo, degli involucri di acciaio ben chiusi, in cui dentro si mettono delle cose tipiche dell'epoca in cui si sta preparando questa capsula del tempo. La musica, qualche libro, tutto ciò che caratterizza quella data, quel, quel tempo, e poi la si seppellisce per poterla disseppellire anni dopo e la tramandare così quello che accadeva nei giorni in cui la stessa capsula era stata sepolta. Questo committente, questo misterioso Christian Um, è un uomo che si presta a molte interpretazioni. Ovviamente, essendo una persona misteriosa, ogni idea, ogni teoria può essere buona. E praticamente c'è da dire che egli ebbe rapporti con una banca locale per poter appunto muovere le ingenti quantità di soldi che sono occorse per questi lavori. Ma il direttore della banca che aveva a che fare con lui non ha mai svelato nulla riguardo a questa persona. E quindi noi possiamo solo immaginare che egli abbia scelto questo nome, Christian, um, perché ricorda Christian Rosenkreuz, il fondatore dell'Ordine dei Rosa Croce, la società segreta che è nata in Germania nel XVII secolo e propugnava una riforma universale dell'umanità attraverso una dottrina basata su conoscenze esoteriche, praticamente è sempre la stessa zuppa massonica. Il messaggio venne inciso su queste pietre, pensate, in otto lingue moderne e quattro antiche. Le lingue moderne si trovano sulle lastre esterne, che sono l'inglese, lo spagnolo, il russo, il cinese, l'arabo, l'ebraico, lo swahili e l'indi. Manca l'italiano, manca il francese, per esempio. Mentre invece sul tetto sono state riportate le scritte in greco antico, in babilonese cuneiforme, pensate un po', sanscrito e in egiziano geroglifico. Vi ho messo qui, come vedete, questa parte di pietra, questa parte di foto che è l'incisione sulla pietra, che dice all'uomo di non essere un cancro per la terra, di lasciare spazio alla natura. Ecco, e questo è come queste persone considerano l'umanità, praticamente un cancro, ci considerano così. Ma se loro si considerano pure un cancro. Adesso vi leggerò il lungo messaggio inciso sulle lastre di granito e dopo vi prego fatevi la vostra idea e cercate di capire se negli anni 80, nell'80 precisamente, mi sembra il 22 di marzo quando è stato inaugurato, eh, questi già non pensavano a tutto quello che sta accadendo oggi. La prima frase dice, mantieni l'umanità sotto i 500 milioni, in perenne equilibrio con la natura. Ora pensate un po', noi siamo 8 miliardi e questi invece vogliono portarci a 500 milioni. E mi pare che piano piano si stiano avvicinando a questi loro eh, folli, eh, folli progetti, Li stiano, stiano cominciando a metterli in pratica guida saggiamente la riproduzione migliorando salute e diversità e chissà se i vaccivacci di Bill Gates fatti in India non servivano a guidare saggiamente la riproduzione di quella povera gente che poi ci ha rimesso anche le penne, quelle povere donne. E poi dice unisci l'umanità con una nuova lingua viva, cioè praticamente noi dovremmo parlare una sola lingua. Sapete perché parlano di la lingua? Perché la lingua... È qualcosa che ci lega alla nostra storia, ci lega al nostro territorio, alla nostra cultura, è proprio il filo che unisce un popolo, la lingua. Quindi se loro riescono ad eliminare tutte le lingue e a imporne una sola, hanno veramente dissolto l'identità culturale di un popolo ed è questa la loro, la loro prima intenzione. Come vorranno una sola religione, No, che sta facendo il Papa in questo momento. Poi dice... Domina passione, fede, tradizione e tutte le cose con la sobria ragione, che detta così sembra una cosa bella, ma pensate bene, domina la fede, quindi qui caschiamo sempre sul discorso della religione. Tutte le tradizioni è quello che vogliono, mirano a quello, ad eradicare lingua, fede, tradizione, a farci diventare delle... Persone, degli esseri, non delle persone, a quel punto non saremmo più persone, a farci diventare eh, delle entità indistinte, senza patria, senza radici e senza nessuna eh, caratterizzazione. Pensate invece quanto è bella la diversità di questo mondo, ma loro proprio la odiano, la devono eliminare. Poi dice proteggi popoli e nazioni con giuste leggi e tribunali imparziali. E qui insomma potremmo anche essere d'accordo, il problema è che le giuste leggi per loro sono quelle che vanno a loro favore, vanno prodomo loro. <ride> Quindi stiamo attenti a cosa intendono dire con queste giuste leggi. Poi dice: Lascia che tutte le nazioni si governino internamente, risolvi le dispute esterne in un tribunale mondiale. E certo, il Tribunale Mondiale dovrebbe essere l'organo sovranazionale che deve dirigere tutto l'ordine mondiale. È ovvio, perché senza avere un organo accentratore di tutte le, le dispute nazionali, come farebbero a governare il mondo in un solo ordine? Come intendono fare? Come vedete, tutto questo programma non era neanche stato scritto nell'80, questo viene da molto prima, io ve l'ho già detto. Era stato già pensato alla fine del 1700, quando le logge massoniche si riunirono in un castello in Austria e decisero e scrissero appunto tutte queste belle regolette. Poi dice: Evita leggi poco importanti e funzionari inutili. E certo, se loro fanno 7-8 leggi che ci levano la libertà, ci levano. Uh, la, I nostri diritti e cancellano le Costituzioni, con sette o otto leggi terranno il gregge sempre dentro l'ovile. Bilancia i diritti personali con i doveri sociali. Ecco, e qui c'è la sottomissione del, del diritto individuale al bene comune, quello che è proprio la, il, il fulcro dell'idea uh, dell massonica di società. Noi non abbiamo nessuna importanza per queste persone, quello che ha importanza è l'ammasso, la società. Personalmente noi diritti non ne dobbiamo avere. Apprezza verità, bellezza e amore, ricercando l'armonia con l'infinito. Io mi chiedo, dopo tutto questo, come un uomo imprigionato, privato dei suoi diritti personali, della sua lingua, della sua fede, delle sue tradizioni, come può apprezzare la verità, la bellezza e l'amore e come può ricercarla questa armonia con l'infinito. Ve lo siete chiesti? Alla fine dice: "Non essere un cancro sulla terra, lascia spazio alla natura, lascia spazio alla natura", lo dice due volte. Quindi noi siamo un cancro per questa gente, capite? Capite per quale ragione loro si sentono dei benefattori ad eliminare gente dal mondo? Per loro questo non è un reato, non è un crimine contro l'umanità, è un dovere, è un dovere divino per loro. Eliminare tutta questa gente perché sono un cancro e mangiano troppe, troppe risorse. Loro hanno il diritto di vivere e tutto il resto dell'umanità... No, perché è un cancro. Ecco, questo va proprio contro il volere divino, perché loro non sono i creatori degli esseri umani. Ritorna. E come possono avere questo diritto di eliminare questi cancri dalla terra come vogliono fare, come loro ci giudicano? Come fanno ad avere questo diritto? È veramente una follia, guardate. <ride> per me è una follia. Comunque c'è da dire che la gente mica è scema e quindi... Da quando questa, questa opera monumentale è stata inaugurata, sì, il 22 marzo 1980, eh, queste pietre hanno scatenato sempre tante polemiche. Eh, scusate, ma non poteva essere altrimenti, visto il messaggio tremendo che portano all'umanità. E quindi la gente si è divertita, come vedete, a vandalizzarle. C'è gente che va lì per farci sopra anche la pipì. C'è gente che è andata lì a cercare di danneggiarle come vedete sono state imbrattate anche con tante scritte non proprio carine. E adesso io chiudo questa presentazione, spero che vi sia un po' più chiaro adesso no? che tutto quello che andiamo dicendo sulla volontà di depopolamento mondiale anche tramite questa sostanza che va sotto pelle. E spero che vi siate convinti che non è proprio un'idea nata dal nulla che ce la siamo sognata di notte. Questi, ricordatevi una cosa: notificano sempre, devono farlo, altrimenti i loro piani nascono già falliti. E chiudo dicendovi che queste pietre della Georgia sono conosciute anche come la Stone Age degli Illuminati. E qui io vi ringrazio per avermi ascoltato eh, e spero che vi siate fatti un'idea un pochino più chiara su quelle che sono le pietre della Georgia e magari cercare di capirne un po' di più. Io vi ho dato un'infarinatura, poi fatevi la vostra idea come vi invito sempre a fare. E adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono stamattina i nostri fratelli nei messaggi metafonici. Ecco che adesso possiamo dire di saperne un po' di più su questo famoso monumento delle pietre della Georgia di cui tante volte vi ho parlato nei miei video. E, ed era importante capire che il progetto di depopolamento non è una teoria cospirazionista, ma è una delle basi teoriche portanti della massoneria di tutti coloro che fanno parte della parte oscura della massoneria ovviamente. Credo che ci sia anche ovviamente una parte positiva anche in quell'organizzazione che è nata con ottimi propositi, soltanto che poi come tutti i fenomeni umani nel tempo si è corrotta ed è arrivata a eh, generare questi abomini teorici che oggi purtroppo stanno cercando di, di mettere in atto nostro dovere come umanità è prima di tutto conoscere il nostro nemico, sapere come agisce, sapere cosa pensa, quali sono i suoi progetti e ovviamente dobbiamo difenderci, visto che da questa parte siamo in una quantità infinitamente maggiore. Loro sono potenti, è vero, ma sono pochi. E sono comunque uomini come noi, non sono delle divinità. Anzi, sono meno di uomini perché, come vi ho spiegato e come anche il manifesto di Michele ci ha insegnato, dietro queste persone ci sono semplicemente delle entità oscure entità oscure che si sono impadronite delle loro menti, delle loro volontà, del loro, eh, della loro ambizione, della loro voglia di potere. E che quindi li, eh, li, li manipolano, li muovono come se fossero delle marionette. Quindi, senza paura, noi dobbiamo opporre la nostra ferma volontà, il nostro fermo desiderio a tutti questi progetti di morte che questi signori stanno cercando di mettere in atto. E oggi addirittura sconosciamo i nomi e cognomi di queste persone. Quindi, possiamo veramente eh, far sì che. Stando accanto alla forza della luce che è qui per sconfiggere una volta per sempre questo male antico, collaborare con loro affinché tutto questo castello di carte possa cadere davanti ai nostri occhi prima possibile. Quindi non perdiamoci d'animo. Abbiamo eh, grandi alleati come vi ho sempre detto e non dobbiamo proprio temere nulla perché la luce ormai come tante volte vi ho detto ha già vinto questa non è affatto un'utopia ma è la pura realtà e adesso come tutti i giorni andiamo ad ascoltare cosa hanno da dirci oggi i nostri carissimi fratelli celesti Iniziamo questa serie di messaggi mettendo in evidenza la loro voglia di comunicare con noi. Il fatto che questi fratelli non si stancano mai, mai di comunicare, di portarci la loro luce, la loro consolazione. Sanno che ne abbiamo veramente bisogno in questo momento. E sentite quanto è bello questo primo messaggio e il tono con cui viene detto: Dai, si chiama Eva o giù torna sembra che questo fratello nel momento in cui io ho acceso il registratore stia manifestando la sua gioia di poter tornare qua giù a parlare nel registratore e dice ecco sta chiamando andiamo e torniamo subito laggiù e qui dobbiamo veramente capire quanto è meravigliosa la metafonia, questo dono che tante volte ho detto il Signore ha voluto fare agli uomini di questo tempo per dare loro un motivo in più per credere, un motivo in più per evolvere, per non abbandonarli, non lasciarli nel dubbio. Il messaggio che segue: credo che sia un bellissimo augurio che questo fratello mi fa ma che fa in particolare a questa possibilità di comunicare con noi e dice così, È già nei secoli lì giudai e dai ancora. Brinde, e coli, dai è come un augurio a continuare nei secoli a dare questi messaggi, è un augurio a farlo per sempre. È lo prendo veramente come, come tale, un augurio bellissimo. E sono certa che ora vi stupirete della chiarezza del prossimo messaggio e di questa comunicazione così diretta che proprio, devo dire, quando l'ho ricevuta mi ha proprio colpita nel profondo, perché sapete, non ci si abitua mai a questa meraviglia. Sentite cosa dice. La vera avverrà. Lì grande, là era sopra. È un invito a non perdere la nostra fede, è vero, avverrà, il Signore verrà, avverrà tutto quello che ci è stato predetto dalle profezie, dai vari avvertimenti, anche dallo stesso manifesto di Michele Arcangelo che vi ho fatto conoscere. Tutto avverrà come è stato predetto. E quindi dobbiamo essere consci e consapevoli che il grande, il grande re, è già qui sopra nei nostri cieli, come ormai tantissime volte ci hanno comunicato. Un messaggio bellissimo e eh, che quindi ci invita veramente ad alzare gli occhi al cielo e a riempire il nostro cuore di, di tanta speranza e di tanta positività. E non, è, non sono vuote parole, ma sono certezze che questi angeli ci portano come un miele, come un balsamo prezioso tutti i giorni. E io non mi stanco mai di condividere con voi i meravigliosi messaggi che parlano della Mamma Celeste, che tanta consolazione, tenerezza, dolcezza ci portano. Il messaggio dice così. Quale mamma che bene onde se dai volerà? Qual è mamma che bene se dai volerà. Dunque facciamo la costruzione logica della frase. Dice, qui c'è la mamma, la mamma celeste, che se tu dai questi messaggi di bene e queste onde di bene, allora lei continuerà a volare nei vostri cieli per portarvi i suoi meravigliosi messaggi ma anche la sua protezione e questo è fondamentale da dire. Il messaggio seguente ve lo voglio far ascoltare perché voglio farvi capire quanto sia sbagliata quell'idea che la stessa Chiesa ha propugnato per anni e per fortuna poi negli ultimi anni ha cambiato idea, ma insomma c'è sempre una parte oscura in questa faccenda, quell'idea che con gli spazi questi spiriti e soprattutto con gli spiriti dei defunti non bisogna parlare perché è proibito, perché sta a vedere tante volte ci portassero la verità che loro non ci hanno mai dato e questo non bisogna scoprirlo, non bisogna aprire il vaso di Pandora per loro e vi do questo messaggio proprio per farvi capire quanto sia sbagliata questa posizione e quest'idea che per tanti anni ha manipolato le menti di tanta gente e ci ha impedito di accedere a questo mondo meraviglioso che tanta conoscenza e tanta consolazione ci ha portato e che oggi ci sta aiutando fattivamente il messaggio dice così la chiedere di te che già è la fila la chiedere di te che c'è a È molto semplice. Loro dicono: Qui tutti chiedono di parlare con te, qui c'è la fila, sia tra gli spiriti dei defunti, e questo mi veniva detto anche ai primi tempi, quando cominciai a ricevere i messaggi dai defunti, e sia anche tra questi spiriti che vogliono portare il loro contributo di conoscenza all'umanità che oggi ne ha veramente sete. Quindi... Quanto c'era di sbagliato in quell'insegnamento in quell tutto umano, tutto egoista, tutto votato al mantenimento del loro potere, perché la gente non può direttamente eh, avere a che fare col mondo degli spiriti, con Dio, che invece è una parte naturale di noi. Gli spiriti lo spirito è già dentro di noi, ed è normale comunicare con quel mondo. Non c'è nulla di proibito se si fa con scopi nobili, e se non si fa per sfruttare gli altri la credulità, o per guadagnare dei soldi. Ecco, se si fa in questo modo è un'attività sacrosanta, santa, e tutte le, eh, le conoscenze superiori che ci sono arrivate, sono arrivate attraverso questi metodi, anticamente magari con la scrittura automatica, o con la telepatia, o con quello che oggi noi chiamiamo canalizzazione, messaggi telepatici, oggi con la metafonia. È tutto così naturale, il mondo dello spirito è intorno a noi. Non è un mondo oscuro, pauroso, a cui deve essere proibito accedere, senza l'intermediazione della figura religiosa. Assolutamente questo è servito a loro per stabilire un loro ruolo, un loro potere e sfruttare il popolo è mangiare alle nostre spalle e mi dispiace, io ve lo dico bello, papale papale chiaro e tondo, e nessuno mi farà mai cambiare idea. Perché sto toccando questa realtà con mano ormai da anni e ve lo sto dimostrando, vi sto portando le prove che questo mondo dello spirito, se il contatto è sano, se è fatto con scopi nobili, è qualcosa che vuole solamente avvicinarsi all'umanità per dare aiuto, sostegno. Uh, confortarci nella fede, darci delle basi su cui appoggiare la nostra fede. E ancora anche nel prossimo messaggio insistono e mi chiedono di chiedere di, di cercare questo contatto, perché il Signore a parlare con noi manda i Suoi artisti. Sentite la bellezza anche del prossimo messaggio. Ecco, da lo sai, re il re dunque manda degli artisti a parlare con noi, e sono artisti. Pensate come riescono a trasformare in pochi millesimi di secondo le tracce che io metto a loro disposizione. E questa è la metafonia, questo è il miracolo che di cui io tante volte vi ho parlato, il miracolo quotidiano a cui ogni metafonista del mondo assiste. E sono artisti, anche perché riescono a portarci con poche parole concetti molto difficili e complicati e questi artisti ce li manda il Re. E l'ultimo messaggio che voglio condividere con voi oggi viene a confermarci ancora una volta che dietro queste registrazioni c'è la pietà la pietà che Dio, che il Signore ha voluto mostrare alle sue creature, portandogli un segno tangibile dell'esistenza del mondo spirituale, ma soprattutto della vicinanza di questo mondo spirituale che oggi è qui a lottare per salvare il seme di questa umanità e per permettergli di continuare lungo quella scala di ascesa spirituale che vede l'uomo destinato a tornare alle stelle come abbiamo imparato nel piano dei sette giorni di creazione. E il messaggio ci dice così. Omega fa pietà grande. Adersa, pietà Usano questo termine mega, quindi qualcosa di ancora di più del semplice grande. Il mega è Dio, è il creatore. È Lui che opera nella cabina di regia eh, per portarci questi meravigliosi messaggi, il dono grande che noi umilmente ci inchiniamo ed accettiamo. Ed è il Signore che permette che noi quotidianamente possiamo attingere a questa saggezza, a questa bellezza, a questa meraviglia che già ci apre le porte della bellezza perfetta del mondo spirituale che aspetta un giorno tutti noi. Bene cari amici, io oggi ho terminato. Vi ringrazio sempre per il vostro ascolto, la vostra dedizione. Date un like al video se vi fa piacere, così mi aiutate e vi do l'appuntamento a domani. Ciao a tutti.